Abbiamo preso visione di questo piccolo errore che abbiamo fatto, e trarremo le giuste valutazioni e vediamo un po' di rendere positivo tutto questo che è stato fatto in maniera errata. E niente, dobbiamo solo riunire consiglio di mille per e vedere un po'. Sì, vai. Allora, per i pochi presenti, considerato che forse abbiamo sbagliato sede e giorno, insomma, per considerare le festività, ma in effetti il Comitato voleva soltanto comunicare a tutti i cittadini che l'opera intrapresa qualche mese fa continua. La raccolta delle firme sta continuando in maniera regolare, un po' con i banchetti, diciamo, vicino ai bar, nei distributori eccetera, è un po' proprio comunicando con la gente ogni giorno, cercando di far capire quali sono le nostre intenzioni, come già abbiamo espresso alla precedente conferenza stampa. Diciamo che da qui a dopo l'estate continueremo a sondare quello che è il volere della gente, quello che effettivamente la gente del territorio pensa di questa nostra intenzione, di questo nostro volere di far passare il nostro comune, il comune di Tortora e il comune di Aieta alla provincia di Potenza, quindi passare in Basilicata. Per chi non c'era al nostro precedente incontro, le ragioni che spingono noi, diciamo, a proporvi questo passaggio sono innanzitutto di ordine culturale, perché le nostre radici affondano nella vicina Basilicata, sono di ordine economico, sono di ordine sociale, non perché la Calabria non sia un territorio positivo, non sia una regione economicamente più vantaggiosa rispetto alla Basilicata, perché la Basilicata forse sta un po' meglio di noi, però non parliamo di grosse cifre, non parliamo di grosse differenze. E le nostre esigenze forse derivano dal fatto che è palese a tutti che siamo più vicini alla Basilicata che non al capoluogo invece nostro, quindi Cosenza. Scusate se mi interrompo. Prego. Se interrompo. Certo. Gli ospedali della Calabria non valgono uno zero proprio spaccato, ma quelli della Basilicata, se tu stai male, almeno arriva qualcuno. A me mi è capitato che sono stata male. Mi hanno risposto da Napoli, da Salerno, non mi hanno risposto da Fraia o da chissà che cosa. Io per me, se potrei passare adesso subito, e in Basilicata, ci passeremo, ma io già ci sto in Basilicata, perché non sto bene. E non posso fare, non posso andare Tortora, Lauria, Tortora, CSM, Lauria, non lo posso fare, vado tutti i giorni a Lauria e sono 10 km, a me conviene più Lauria che Tortora. E proprio a prescindere dalla validità dei medici e delle professionalità, perché i medici bravi ci sono ovunque. È proprio per questo, perché territorialmente siamo più vicini alla Basilicata, quindi è normale che ci viene più facile, più semplice recarci a Lauria oppure al Lago Negro. Ora, per tante ragioni abbiamo sentito dire che l'ospedale Lago Negrese funziona meglio rispetto al nostro di Cetraro, però questo io non lo so, ringraziando a Dio, insomma, non l'ho verificato di persona. Quando ho avuto bisogno, però le dico, anch'io sono andata al Lago Negro, sono cliente fissa, diciamo. Esatto, sono andata ieri io al Lago Negro. E funziona, no, ma per carità, ma quello che diciamo noi è che siccome il presidio più vicino l'abbiamo proprio al Lago Negro, Cetraro ci viene più lontano, è per questo che pensiamo che forse sia meglio che i nostri territori appartengano alla regione Basilicata piuttosto che alla regione Calabria. Nessun altro motivo, ciò che ci ha mosso dall'inizio non è stato nessun motivo politico, la politica cerchiamo di tenerla fuori. Essenzialmente il discorso è quello un po' che ha fatto la signora, perché l'ospedale più vicino è il Lago Negro, il tribunale più vicino è il Lago Negro, l'agenzia delle entrate più vicina è ugualmente al Lago Negro, anche se il genio civile, se non sbaglio, giusto? Quindi tutti gli uffici, diciamo, più importanti li abbiamo a un quarto d'ora di distanza dall'altro lato, quindi in Basilicata, è a minimo 40-45 minuti per scendere verso Cosenza, cioè noi il tribunale più vicino l'abbiamo a Paola, l'ospedale più vicino l'abbiamo a Cetraro,
andando incontro all'estate, sicuramente percorrere il tratto di strada Praia Cetraro si rende alquanto difficile. Sappiamo bene che se ci dovesse succedere qualcosa, si chiama il pronto soccorso locale è tenuto a portarci a Cetraro, cioè non possiamo chiedere per salvarci la vita portateci al Lago Negro se siamo gravi, comunque ci devono portare a Cetraro, perché non è mai stato stabilito, nonostante la legge lo consente e si può fare, un protocollo d'intesa fra le regioni, la regione Calabria e la regione Basilicata, che almeno in casi gravi di urgenza il cittadino, diciamo, può essere soccorso al presidio ospedaliero più vicino, quindi Lago Negro. Queste cose sono le cose che ci fanno pensare che probabilmente la regione Calabria si è un po' dimenticato di questo, del nostro territorio, di questo territorio che da sempre è stato considerato territorio di confine. L'intento del comitato in questa fase, che è ancora, diciamo, la prima fase, è quello di valutare, come ho detto prima, quello che vuole la gente, dicendo, cioè, perché non vogliamo essere da soli a fare questo percorso, e siccome crediamo fortemente nella volontà popolare, già in passato abbiamo espresso il nostro diritto al voto e abbiamo conferito quindi il potere a un sindaco che ci rappresenta, il procedimento che stiamo seguendo è quello nel rispetto appunto della figura del sindaco e del consiglio comunale. Abbiamo deciso di raccogliere in maniera informale queste firme per vedere cosa vuole la gente, lasciando poi il potere e la volontà, l'iniziativa di fare una delibera per la richiesta di referendum al Consiglio Comunale, che sono le persone, formate dalle persone che noi stesso abbiamo votato, quindi a cui abbiamo espresso la nostra fiducia. Naturalmente l'abbiamo fatto sperando che se la volontà popolare è conforme alla nostra, il Consiglio Comunale non potrà non tener conto di questa volontà, diciamo, della gente, mostrando fiducia nell'organo che ci amministra. Assolutamente, sono d'accordissimo con quello che ha detto il Vicepresidente. Naturalmente le firme si possono, le possiamo raccogliere anche stasera, chi è intenzionato a esprimere la sua volontà lo può fare anche stasera. Ci saranno altre occasioni di incontro, cercheremo comunque di far emergere tutte le possibilità, diciamo tutti gli elementi positivi da un eventuale passaggio alla Basilicata, quindi dalla funzione del pronto soccorso, dalla giustizia che vedremo più vicina al nostro territorio e quant'altro. Io volevo aggiungere una cosa, a livello giustamente come dice Anna Rita, la politica la vogliamo tenere fuori da questa storia, però è inutile che ci prendiamo in giro, la politica in Italia rappresenta le istituzioni e io devo dire che effettivamente nonostante la volontà popolare che mi chiedeva, ma poi così a livello bonario, ma ci vogliono o non ci vogliono, io non potevo esibermi da avere qualche colloquio con il governatore, il quale come istituzione mi ha assicurato che manterrà fede a quella che è la volontà popolare. Ovviamente se il 50% di queste aree di Praia, di Tortora, credo che ci sia qualche difficoltà per Aieta, abbia, se il 50% vuole essere così lucano, vuol diventare lucano, è chiaro che lui non potrà esimersi dal deliberare, e questo credo che sia una cosa che, vabbè, a parte a noi, faccia piacere a tutti coloro che vedono nella Svizzera del Sud, quale soprannominata la Basilicata, la luce, perché siamo in un tunnel, il meridione è risaputo da secoli, credo che sia indietro rispetto al nord Italia, ma in questa area siamo il sud del sud. Io mi ricordo quando sono sceso qua 29 anni fa, caro Mario, che dal 15 di giugno al 15 di settembre c'era un capitale umano da queste parti da far paura, dalla festa di San Vito ad Aieta. Si allentava qualcosina tra il 28 e il 31 di agosto, e c'era il ricambio, che poi venivano i settembrini, gli anziani, e le attività a livello di ristorazione erano piene. Chi con quella
piccola provvidenza, chiamiamola così tra virgolette, dell'affitto della casa, riusciva poi a fare i lavori di manutenzione ordinaria. Ed era una ricchezza che per l'epoca ha gettato le basi anche al sostentamento delle famiglie. Qua si è vissuto di pesca e di turismo. Quindi dicevo l'altra sera pensando, ma due sole cose, o non ci hanno saputo amministrare, o se n'è andato il mare. Il mare è qua ed è bello, e anche perché per quel che se ne dica questa è un'acqua da bere. Oltretutto, e di poche settimane fa, la notizia è che su questa zona, da Castrocucco a San Nicola Arcella, hanno puntato gli occhi imprenditori turistici esteri, e credo che far parte di una regione che tutto sommato, con i problemi che ci sono, ma che non vede a livello di criminalità organizzata, tipo come in Calabria, in Buglio o in Campania, credo che sia di tutto il nostro vantaggio. Quindi credo che questo deve capire la gente, creare il futuro per se stessi e per i propri figli. Grazie. Cioè, presumo che c'è qualche domanda? Mentre la dottoressa Traino parlava, mi è venuto in mente un pensiero di un sociologo conosciuto da tutti, Smith. Smith diceva: non sempre il cambiamento è sinonimo di miglioramento. Non sempre cambiare significa migliorare. Però poi aggiungeva: attenzione, se si vuole migliorare è necessario cambiare, perché altrimenti il miglioramento non ci sarà mai, ci sarà una situazione di staticità. Così si è, così si resta. C'è pure qualcuno che dice: sì, noi dobbiamo lottare per ottenere quello che ci spetta. Io dico: sì, è vero, dobbiamo lottare per ottenere. E questa è una lotta per ottenere che cosa? Un miglioramento. E il miglioramento lo si può vedere, come affermavate tutti e tre voi poco fa, proprio ottenendo questa nuova situazione geografica, il ritorno di questi due comuni, almeno Praia e Tortora, in Basilicata. Sì. Ecco, sia perché esistono delle strutture, delle istituzioni molto più vicine, più accessibili a professionisti e a cittadini, sia perché, ecco, la cultura nostra ci avvicina molto di più a quella lucana. Prescindere dal fatto anche che molti di noi sono di origine lucana, ecco, trapiantati qui per motivi vari, per lavoro, per matrimonio, ecco. E allora io dico: quello che conta adesso è non demordere, non lasciar cadere la cosa perché sa, ormai è conosciuta, tutti siamo, la maggior parte siamo d'accordo. Ecco, io dico che è importante proprio perché c'è questo entusiasmo, c'è questa volontà di nuovo, ecco, di avvicinamento alla Basilicata. Dico che proprio adesso bisogna lavorare con impegno. Quello che bisogna fare è meglio coinvolgere, meglio pubblicizzare e interessare di più la collettività. Io da cittadino posso testimoniare una cosa: ho sentito tanta gente, molti dei quali non hanno ancora posto nessuna firma, ma per mancanza di tempo, perché lo faremo dopo, ecco, anche questo rientra in una cultura, direi, prettamente meridionalesca. Sì. Ecco. Però non ho sentito granché di persone, anzi proprio nessuna, contraria a questo progetto. E questo qui non può che far piacere, perché vuol dire che la volontà di migliorare, di fare, c'è. Ecco, tutto sta nel cercare di non spegnere questo entusiasmo che si è acceso e che è condiviso, e questo qui è la parte positiva. Ecco, l'augurio che io faccio a me stesso, a voi, a tutta la collettività, è quella di continuare su questa strada, ma in maniera sempre più solida, ecco. Fare qualche altro incontro in più, partecipare di più ai vari progressi, ai vari cambiamenti che ci sono fino ad oggi,
È importante anche che la politica faccia il suo corso, perché dipende proprio da loro. Sì, la firma del cittadino conta, ma conta la volontà del Consiglio Comunale nell'essere d'accordo e condividere questa scelta. Rappresentano le istituzioni. Mi pare che su questo versante non dovrebbero esserci problemi, anche perché... Meno praietto. Ecco, ma è sufficiente perché noi si sta lottando proprio per questo. Comunque, a proposito, siccome puntiamo poi sempre su Praia e Tortora, diciamo che la nostra attività su Aieta sta continuando. Questo perché c'è. Anche perché noi abbiamo cercato di coprire tutti i territori con un rappresentante all'interno del comitato. Le firme ad Aieta sono state raccolte, quindi nonostante il parere negativo da parte del sindaco, che lui non era favorevole a questa iniziativa per ragioni che ha spiegato. Comunque noi abbiamo dato modo alla gente di esprimersi in ogni caso e le firme raccolte sono un numero sufficiente considerato il rapporto con il numero di cittadini di Aieta. Quindi la volontà popolare anche ad Aieta è orientata per il passaggio. Poi bisognerà vedere perché noi abbiamo scelto questo tipo di procedura, non abbiamo fatto la raccolta delle firme con richiesta diretta di referendum, abbiamo demandato questo potere, ma per volontà, proprio perché crediamo nelle istituzioni, abbiamo detto noi abbiamo votato delle persone che ci devono rappresentare, le nostre idee devono essere portate a loro e loro devono parlare a nome nostro, quindi non... Bisognerà vedere poi di fronte alla volontà popolare dei cittadini di Aieta come si metterà il Consiglio, che direzione prenderanno. Dovrà prendere atto della volontà del popolo, penso. Piena fiducia alle istituzioni, però giustamente le istituzioni di fronte a delle cose così palesi, così evidenti, quali il volere del popolo che fa determinare tutto, presumiamo che le istituzioni appunto non debbano tirarsi indietro. Ma più che altro per coerenza, hanno fermato, quindi di conseguenza, almeno i cittadini, la giunta ha fermato, quindi per coerenza almeno noi, perciò giustamente come diceva il nostro vicepresidente, abbiamo voluto proprio questa petizione informale per vedere innanzitutto la volontà della gente. E tranne qualcuno, professore, qualcuno che mi diceva, vabbè, ma io sono calabrese, poi quando gli dico, ma d'accordo, il cuore e la mente, il futuro dei tuoi figli, poi attenzione. Vabbè. Allora, il fattore io sono calabrese, questa frase io ho avuto a che dire tra virgolette e ho tra virgolette aperto gli occhi alla gente che diceva questa frase. Io sono calabrese, ma noi sulla Calabria intesa come territorio, come cultura non abbiamo niente a che dire. Noi purtroppo prendiamo visione del fatto che culturalmente apparteniamo, come avete già ben detto voi e pure il vicepresidente, alla Lucania, dal nostro dialetto che si avvicina più alla Lucania che al calabrese. Infatti io viaggiando per varie zone calabresi e lucane capisco più il lucano che il calabrese stretto dei vari Reggio Calabria e Catanzaro, dove essere sincero, proprio a pelle. E poi presumo che ci siano tante altre situazioni legate alle istituzioni che poco fa abbiamo parlato, ma non come comune ma come regione. Abbiamo visto una netta emarginazione sotto un punto di vista sanitario e giuridico. È la nostra posizione geografica fondamentalmente che ci penalizza, ci fa dire, ci penalizza per la Calabria, ma fondamentalmente sarebbe ottima per la Basilicata, perché Potenza bene o male è alla stessa distanza di da Potenza, con la differenza che molti servizi li abbiamo al Lago Nero, ossia a 20 minuti, 15 minuti di strada. Questo, siccome ci sono stati gruppi o schieramenti che hanno detto ma non vi sentite calabresi e significa disdegnare la propria terra, no, non è quello. Hanno parlato addirittura, sono usciti sui giornali, mamma Calabria, sul web, eccetera, eccetera. Non è una questione di mamma Calabria, la mamma è chi ti sa trattare, chi ti sa dare. Non chi ti ha tolto. A noi la Calabria ha tolto molto, adesso molto. Se ci danno il contentino, almeno sto uscendo che apre il pronto soccorso per il periodo estivo. Il problema è questo, il praiese, il tortorese, devi ammalarsi solo da giugno, sì, perfetto, da giugno a settembre, perché se ci sentiamo male, io ho avuto, mi dispiace dire questa cosa, ho avuto l'esperienza di essere presente ad un brutto incidente che è capitato tempo fa a Praia.
sono uscita praticamente come ho sentito, diciamo, l'urto, quindi ero proprio lì presente. Chiamare l'ambulanza è stato vergognoso. Se io ripenso a quel giorno e ai soccorsi che non arrivavano, perché cioè ci sono arrivati subito, 25 minuti, 30 minuti, sono tanti per un incidente di quel genere. Cioè, probabilmente non si sarebbe salvato lo stesso, non voglio dire che... però anche per chi sta lì e che purtroppo non può fare nulla, vive un dramma perché non sa chi chiamare più. Cioè dice sì, l'eli soccorso è arrivato subito, ma bisogna dire anche perché l'eli soccorso è arrivato subito. L'eli soccorso non è stato chiamato dall'ambulanza dopo che arrivate e hanno verificato le condizioni della persona. Cioè l'eli soccorso è stato chiamato perché dopo 10 minuti che non arrivava l'ambulanza, disperata, ho chiamato i carabinieri. Ho detto fate qualcosa perché qui la situazione è grave, allertate l'eli soccorso, perché si vedeva. Quindi sono stati i carabinieri che immediatamente hanno allertato l'eli soccorso che è arrivato a 5 minuti dopo l'ambulanza. Cioè, a quel punto mi conveniva chiamare primi carabinieri, oggi mi sentirei forse più leggero, potevo chiamare primi carabinieri e poi il 118. Attenzione, una cosa scandalosa di quella benvenuta là che ce l'ho pure io è il fatto che un'autoambulanza attualmente non ha un defibrillatore. Ed è vergognoso. Io ho un progetto di BLSD, appunto, primo soccorso con defibrillatore. Ed è vergognoso, addirittura i vigili urbani di Torto di Braccia hanno un defibrillatore, una ambulanza non ce l'ha, hanno dovuto vendere, si sono dovuti far prestare dall'elicottero il defibrillatore. Quindi se c'era un 1% di speranza che questo ragazzo si salvasse, con il defibrillatore assente in un'ambulanza, un 1% viene azzerato. Ed è vergognoso, è davvero vergognoso. Per noi nel 2014 è un qualcosa di umiliante, proprio per essere umano. Scusate, ma se uno si ammala, o d'inverno, di primavera, o d'estate, o di quando è, a chi deve chiamare? Oggi, dove come oggi, signora, per come ci hanno messo, ci conviene non ammalarci. Dove la può? La bella preghiera. Andare a Castrobucco e telefonare. Il fondo soccorso non ci può portare. L'ho detto prima, perché la regione avrebbe potuto fare, perché si può fare, è previsto i protocolli di intesa, voi siete più preparati di me in materia, perché avete, cioè fate parte, avete un ruolo, avete avuto un ruolo importante, i protocolli di intesa sono all'ordine del giorno tra le istituzioni. E se la Calabria avesse voluto, di fronte a tutte le nostre richieste, perché sono state tante le richieste, non nostra singolarmente, ma come cittadinanza da parte dei vari comitati, delle associazioni, eccetera, dimostrare un certo interesse verso il nostro territorio, è facilmente evincibile che Lago Negro è più vicino e che un malato, anche un infartuato, viene più facilmente e più velocemente soccorso a Lago Negro. Allora, avrebbe voluto dire, per il codice rosso, il soccorso verrà effettuato a Lago Negro perché è più vicino, tanto alla fine la regione paga lo stesso, cioè perché se noi volontariamente dobbiamo andare in ospedale andiamo a quello più vicino che è Lago Negro, con una spendita economica per la regione Calabria notevole. Attenzione. È un introito per la Basilicata, quindi a questo punto perché non tutelarci nel momento in cui siamo più deboli come cittadini in una situazione di codice rosso, di emergenza. E c'è da dire, scusa Annarì che ti interrompo, e che paga, attenzione, l'aste di Basilicata avanza soldini da l'aste di Calabria. Io facevo un... l'amico Domenico, l'impresa Maceri, praticamente è andato a casa della mamma a cronometrare, tra l'UTIC qua, che ho chiesto il rilevamento al comune, e la casa del carro di zia Mariuccia, la mamma di Domenico, sono 97 km. Mario, ti dico, un 118 in 97 km, che è tutta strada di campagna ovviamente, questa persona nel momento in cui si sente male, come ci deve arrivare? Al primo UTIC. Quindi, a prescindere dal patriottismo calabrese, sono poi i fatti che quelli che contano. Qua abbiamo una locandina dell'ASP, e come ben presente il 100% di prestazioni è Liguria e Basilicata, la Calabria al penultimo posto e la Campania è all'ultimo posto. Poi giustamente ha citato le cose più importanti, la giustizia, che è il suo settore, il nostro settore è il genio civile. Mario, qua il nulla osta ci viene da 130 km, quando ci verrebbe da 32 km? Scusate, ormai dicevano che il dottore non ci poteva tenere in Basilicata,
Perché tu sei della Calabria. È così. Io sto male. Sto male in Calabria. Prima che arrivo in Basilicata, già sono morto. E non mi serve a me il dottore in Calabria. Io ce l'ho in Basilicata, non mi interessa. Tanto la regione la paghiamo sempre noi, siamo sempre noi a cacciare i soldi. Questo anche dobbiamo citare anche le assicurazioni. Perciò il comitato sta cercando di mettere l'attenzione su quelli che sono i punti più importanti per noi cittadini. È normale che se fino ad oggi facciamo parte della Calabria, ci diciamo calabresi, perché noi disdegniamo l'essere calabrese, anche perché facciamo parte di un territorio bellissimo, una cosa, cioè, insomma, la voglio dire, il nostro territorio resta questo, perché noi o Calabria o Basilicata facciamo parte della città dell'Isoledino, penso che abbiamo un posto bellissimo. Gaetano ha detto prima l'aspetto politico, dice, ho avuto modo di parlare, non ci dicono di no, nel senso, ma non ci dicono di no, fondamentalmente non ci sono i motivi per dirci di no, perché innanzitutto per una questione strettamente politica come bacino di voti, ma soprattutto perché la Basilicata in ogni caso con i nostri territori, con Praia, Tortora ed Aieta, considerato tutti e tre i territori, di certo non farebbe una brutta figura. Uno, perché a livello territoriale è splendida, a livello culturale diciamo è composta da gente per bene, cioè siamo un territorio pulito e questo lo possiamo dire forte. In questa zona, a parte qualche brutta situazione, diciamo, come succede dappertutto, non si è mai verificata e non si è mai avuto modo di sentire casi gravi, perché prima mi è uscita la cosa criminalità organizzata. Noi qui siamo un territorio pulito, quindi motivi per cui la Basilicata ci dovrebbe dire di no non ce ne sono da questo punto di vista, ci dovrebbe soltanto accogliere a braccia aperte. Quello che rivendichiamo, proprio perché cittadini per bene, è cioè che i nostri diritti possano essere tutelati, e questa forma di tutela in maniera immediata l'abbiamo in un territorio più vicino, per ragioni proprio spicciole, cioè non l'abbiamo detto all'inizio, noi non vogliamo fare campagna elettorale, non vogliamo, la nostra non vuole essere una provocazione politica, ma effettivamente dobbiamo dire che siamo più vicini alla Basilicata che alla Calabria. Sì. Che le istituzioni calabresi purtroppo sono molto lontane da noi, per loro scelta. Sì, cioè, si parla tanto del bonus di Renzi, dei 77-80 euro mensili. Stiamo parlando che il lucano di addizionale regionale professore paga l'1,23. Voi sulla pensione di onorato lavoro, lavoro e rispettabile lavoro, ne pagate il 2,03. L'artigiano di San Guaranda versa l'imposta regionale sulle attività produttive il 4,97, il collega di Lauriglia ne versa il 3,90. Sono cose pratiche. Mia moglie ha cambiato residenza perché è venuto meno, è scomparso mio suocero ad aprile, e quindi era sobbarante, e adesso è venuta a residere a casa mia, nella nostra casa. È una Saxo 1144 kW, 151 euro a settembre, ne ha pagate a marzo 2,39. Quindi questi signori, che io rispetto per l'amor di Dio, perché io a me è stato semplicissimo apporre la firma qua da Lucano, sono 29 anni che sono qua e 23 che siete a Praia Mare. E come la stessa cosa il nostro professore Maragò, diceva di San Severino, per lui non è stato un problema questo. Ma attenzione, io capisco chi si sente calabrese da generazioni. Qua dobbiamo dar retta o alla testa o al cuore. E signori miei, se la testa, dar retta alla testa, significa avere dei vantaggi economici in questi periodi di crisi, ma che ben venga il patriottismo, ma attenzione, bisogna soffermarsi bene su certe cose, perché poi tra l'altro c'è in gioco il futuro delle generazioni che verranno. Cioè qua stiamo parlando che c'è una migrazione sanitaria in modo ufficioso del 43%. Queste aree si stanno spostando verso Lago Negro, e la nostra, la mia paura proprio principale, e visto che ci sono dei debiti che non sono stati saldati, prima o poi ci chiuderanno le porte ai ricoveri di tiroide, il tunnel carpale, le donne dovranno andare a partorire a Cetraro, non potranno andare a partorire a Lago Negro. Quindi oggi c'è la possibilità, perché
le istituzioni, io parlo di istituzioni, non di politica, le istituzioni sono democratici e rispettano quello che è la volontà del 50% più uno degli elettori. C'è un vento di cambiamento, ma proprio a livello nazionale, e di conseguenza è il momento giusto. Cerchiamo di valutare bene oggi. Oggi siamo artefici del nostro futuro. Un giorno, se il nostro destino sarà quello che è adesso, vorremmo morderci i gomiti e non ci riusciremo. Scusate, ma posso dire? Potete apparire? Prego, prego. No, non voglio togliere la parola. No, stavo inserendo un altro punto, quindi... Ora, tutto questo discorso potrebbe apparire come un qualcosa di utilitaristico, ma io dico che bisogna riflettere, come proprio lei mette in evidenza adesso, no? Proprio su tutti questi aspetti. Uno è perché è una civiltà, io vive insieme all'Europa, in genere una situazione di crisi non indifferente, non da sotto. L'altro aspetto, e soprattutto la signora qui al mio fianco, ha messo sempre in evidenza più volte la sua condizione. Ora, mi scuserete un'altra citazione, Oscar Wilde diceva: la libertà e la salute sono due beni di cui ci si rende conto quando vengono meno. Ora, se noi abbiamo difficoltà a livello di tutela della salute e l'istituzione, l'ospedale, le strutture, ecco, a noi più vicine e che danno maggiore garanzia sono la collega Potenza. Potenza è un centro di eccellenza su base nazionale, nessuno può disconoscerlo. E beh, io dico, riflettendoci un pochino, penso che ci sia veramente poco da scegliere. Bisogna necessariamente puntare su questa possibilità che allo stato attuale pare potrebbe essere avere un risvolto positivo, e ci auguriamo tutti che si riesca ad avviare. A proposito di quello che ha detto prima sulla, diciamo, sul nostro operato, la nostra apertura verso gli altri eccetera, siccome l'attività sembra poca ma è tanta, il comitato sta aprendo, diciamo, le porte anche del direttivo a persone nuove, in modo che per avere più contatti con la gente, più possibilità di organizzazione eventi e tutto il resto. Quindi stasera volevamo presentare il nuovo membro del comitato, che è un collega, quindi io sono contenta naturalmente perché mi aiuterà anche per gli aspetti legali, della zona montana di Tortora, quindi più vicino alla Basilicata, anche lui in Basilicata è proprio di casa, e si chiama Nicola Ponzi. Ciao, mi ha presentato la collega, sono Nicola Ponzi e sono entrato da poco nel direttivo. Non ho niente da aggiungere a quello che già hanno detto chi mi ha preceduto nel discorso, ma io non ne faccio un discorso di vantaggi, di svantaggi, diciamo, io ne faccio più un discorso, io purtroppo, cioè, a volte lo dico purtroppo, perché mi sento un mezzo sangue, perché io mi sento con un piede in Basilicata e con un piede in Calabria. Chi diciamo, conosce le mie zone, insomma, la zona montana di Tortora, sa benissimo che è una zona che fluttua più sulla parte lucana che sulla parte calabrese. Onestamente noi, oltre a livello amministrativo e naturalmente sociale, diciamo tutto quello che ha a che fare con la società, è normalissimo, ci rivolgiamo a Tortora, alla Praia, naturalmente, però oltre, diciamo, Tortora e Praia non andiamo molto, insomma, anche a livello professionale, le volte che sono andato a Catanzaro oppure a altri tribunali, Cosenza, si possono, diciamo, contare sulle mani. Io pratico tutto sulla zona lucana, il 60% del mio lavoro si svolge in quella zona lì, quindi io, della verità, non ho tutta questa difficoltà ad affrontare il discorso del passaggio alla Basilicata, perché la zona, diciamo, è già, io non so se è un termine, già fluttua su quella parte, quindi
non ha molte difficoltà, come già sei educato. Sì, non ha molte difficoltà come invece credo ce le abbia, a mio parere, Brian. Credo che più, forse più di Aiete e di Tortora, sì, credo Brian abbia le maggiori difficoltà, diciamo, ad accettare il cambiamento. Ma io pienamente d'accordo. Credo, no, ma è pienamente d'accordo, ma territorialmente per... siamo legati a Tortora, quindi sì, le nostre sorti dipendono da Tortora. Essendo un grande con la Lucania, quindi prima step per Tortora. Scusate se aggiungo, un'altra cosa, io credo che Brian sia, diciamo, adesso in questo momento praticamente sia d'accordo al 100%, perché purtroppo non raccontiamoci, diciamo, storielle, ma tolto l'ospedale, Brian, diciamo, in questo momento è veramente, veramente gli occhi rossi, perché giustamente era un punto veramente importante, focale per il territorio, e quindi assolutamente non andava fatta questa operazione qui. Comunque lasciamo, diciamo, queste cose, ma questo è passato, guardiamo al futuro. Poi un'altra cosa che vorrei aggiungere, che mi prende particolarmente, io vorrei, questo movimento lo vorrei vedere soprattutto sia verso il comitato, anche verso i cittadini, come un cemento, diciamo, sociale, perché dobbiamo capire che se noi restiamo su questo territorio, io ho fatto questa scelta, insomma, chi mi conosce sa che ho scelto di restare qui e non di trapiantarmi ad altri posti. Ho scelto qui e di restare qui e di combattere qui, insomma, la mia battaglia personale e professionale. Quindi non sono andato fuori da altre parti, quindi dovremmo tutti quanti cercare di combattere per quello che abbiamo e soprattutto di combattere per ottenere di più di quello che abbiamo adesso. Però ognuno di noi deve fare, non solo il comitato, o solo l'amministrazione, cioè ognuno di noi deve fare la propria battaglia personale. Questo poi è un qualcosa che per me, questo passaggio, come dire, è un qualcosa che mi viene più, diciamo, mi viene naturale, insomma, non ho molte difficoltà, però comunque secondo me più l'aspetto del cemento sociale è molto importante, perché tutti noi dovremmo cercare di iniziare veramente a alzare la testa e non farci soffocare dalla sabbia, e quindi alzare la testa su questa sabbia e cercare di ottenere delle cose, di non farci mettere, diciamo, i piedi in faccia dalle nostre istituzioni, dall'alto. Volevo aggiungere una cosa su Aieta, professor, sul fatto che è chiaro che io, come promotore del comitato, ma tutto il comitato, magari poteva soltanto chiedere l'annessione di Tortora e di Praia Mare, viste per problemi geografici. Il rispetto che porta al popolo aietano e ai clienti di mio padre, che sono tanti, e discendenti tutti di Aieta, vedi lo Monaco, i Mandarano e tutti. Tra l'altro il professore, ho provato a contattarlo, non c'era stasera. Ci sono io, ci sono il fratello. Benissimo, con piacere. Niente, è proprio questo, perché uno dei borghi più belli d'Italia, del resto si fregia di questo marchio, il popolo di Aieta, credo che poi debba essere informato, mi appello alla vostra figura, che rispettano molto, professore, di far capire agli aietani, visto che voi avete nel vostro settore avete praticato con tante persone di Aieta. Essendo sparite, il 31 dicembre spariscono completamente, perdono potere le province e nascono le città metropolitane. E qua in Calabria, putacaso, Reggio Calabria, putacaso. Nascendo le aree vaste, determinati settori, tipo l'istruzione e la viabilità, vengono affidati ai comuni e alle regioni. Attenzione, con un calo demografico cronico di Aieta, nel momento in cui sparisce la scuola materna o la scuola media o la scuola elementare, gli aietani, ad annessione avvenuta di Praia e Tortora, i figli di Aieta dovranno recarsi a San Nicola Arcella a studiare, o Scalea. Attenzione, c'hanno una sola arteria di collegamento, la SP13, che nasce nel comune di Tortora,
prosegue per circa 7 km in quello di Praia al Mare e gli ultimi 3 km nel comune di Aietta, gli altri 1400 metri fino alla piazza e comunale. Bene, se c'è un problema, caro Mario, negli ultimi 3 km non potrà, fra 3-4 anni, speriamo, venire l'ufficio di coordinamento e provinciale di Potenza. Deve venire Catanzaro o addirittura Reggio Emilia. Io non lo so. Come pure l'intento del comitato è il passaggio di tutte e tre i territori. Come pure, forse no, cose... come Gaetano è lucano, lui questo aspetto lo sottovaluta, ma noi che siamo del posto, diciamo, abbiamo sempre voluto considerare Praia, Tortora e Aieta quasi come un unico comune, cioè perché seppur comuni distinti, per noi sono un territorio unico, per questo la, diciamo, la battaglia tra virgolette è stata intrapresa su tutti e tre i comuni e perciò stiamo continuando anche ad Aieta nonostante l'avversità ricevuta da subito, perché per noi Praia, Aieta, Tortora è un solo paese, identificato in uno. Infatti speriamo che nella fase successiva le amministrazioni che dovranno agire in forma congiunta, soprattutto quella di Praia con Tortora, però speriamo fortemente che si unisca anche Aieta. Noi volutamente abbiamo fatto il nostro primo incontro a Tortora non perché nel comitato ci fossero più persone di Tortora che non di Praia, perché non l'ho detto questo forse al primo incontro, mi è sfuggito, non lo so, non mi ricordo, senza Tortora Praia non può andare, perché la prerogativa è ci deve essere il confine territoriale con la regione a cui si va ad annettersi, quindi noi di Praia senza quelli di Tortora non potremmo andare da nessuna parte. E fermo restando che essendo nati in questo territorio, essendoci, avendo scelto, come ha detto lui, di viverci, di lottare qui e di crescere qui anche professionalmente, speriamo che il passaggio avvenga per tutti e tre i comuni, perché forse la nostra lotta successiva sarà quella poi di unificare in un unico comune, perché è quello che vorremmo, insomma, per il bene sempre della cittadinanza. Non... Io... devo andare. Sì, ma io me ne vengo con lei dopo. Scusate, sono aggiungo solo una mia. Poi credo che lasciamo tutti liberi alle festività. Io vorrei solo dire due paroline per chiudere, rivolte a tutti noi e a tutte le persone, tutti i partecipanti, a tutti, insomma, a tutto il popolo. Credo che noi dobbiamo interrogarci. Dobbiamo interrogare noi stessi, dobbiamo chiedere a noi stessi, noi culturalmente come ci sentiamo, noi dove siamo portati ad andare, cioè noi, le nostre radici da dove vengono, noi ci dobbiamo chiedere alla nostra coscienza che cosa vorremmo per noi e che cosa è stato il passato dei nostri nonni, dei nostri, cioè ci dobbiamo fare delle domande, ci dobbiamo fare delle domande a noi stessi, dobbiamo chiedere a noi stessi noi cosa vorremmo, cosa è meglio, cosa noi come ci sentiamo, insomma, se ci sentiamo del tutto calabresi e quindi dobbiamo intraprendere una certa strada, se ci sentiamo in parte lucani, culturalmente lucani, e quindi dovremmo intraprendere un'altra strada, perché forse non a caso prima eravamo lucani, cioè, questo è, cioè non è forse un caso se eravamo lucani, cioè forse eravamo lucani forse proprio perché il bagaglio culturale è quello, e quindi diciamo che poi non si estende, questa lucania, questo bagaglio culturale non si estende fino a Reggio Calabria, cioè arriva fino a un punto determinato del territorio, cioè fino ad un certo punto arriva questo bagaglio culturale. Infatti chi gira per queste zone, se c'è, come ha detto prima, sa benissimo come funziona, anche il linguaggio, anche il modo di rapportarsi, il modo c'è un bagaglio culturale che è identificativo di una certa zona. Cioè la differenza è che quella cultura di quella zona non è, non rispecchia i limiti geografici, insomma, che poi dei vantaggi, degli svantaggi, queste sono cose che vengono a cascata, vengono
vengono da sé, diciamo, non ne facciamo questo discorso qui. Ma su giusto questa è l'interrogazione, diciamo, di coscienza noi stessi. Per motivi di lavoro. Io, sì, come sì, avevo anticipato, me ne sono dovuta dare un'ora fa, per cui mi devo abbandonare, anche se vorrei sentire se velocemente quello che ha da dire il. Per una forma di rispetto, non voglio. Vi ringrazio. Io intanto mi chiamo Mandarano, sono da Ieta. Conosciamo. Però risiedo da 40 anni in Lombardia, quindi però non ho mai perso i contatti, tanto è vero che ho casa qui vicino a Gioli, ma conservo anche la casa dei miei genitori ad Ieta. Intanto vi ammiro per la scelta che avete fatto e avete tutto il mio appoggio e sostegno morale. Quando me ne ha parlato mio fratello, me ne ha parlato in maniera molto entusiastica, ma al di là della presentazione che ha fatto mio fratello della vostra iniziativa, io sono pienamente convinto che fate bene. Se fossi qui e potrei firmare, firmerei non una ma 100 volte. E il problema è, ho capito che ci sono delle difficoltà ad Aieta, capisco perché ho fatto politica non qui ma al nord, quindi sono stato consigliere comunale in una città di 40.000 abitanti, quindi so benissimo quale può essere l'influenza della politica in questi casi qui. Però secondo me bisogna agire e bypassare i referenti politici e mirare, forse l'avete già fatto, io conosco i vostri passaggi, tutto quello che state facendo. No, vabbè, glieli posso dire? No, ma tra l'altro non abbiamo avuto, a prescindere dal sindaco che rispetto, neanche l'opposizione ha firmato, quindi è un po' strano la cosa, perciò voglio dire... Posso anche c'è poco da bypassare, quindi io ho mantenuto dei contatti strettissimi sia con Aieta che con Braia, quindi non è che sono uno che non sa quello che succede, cioè mi informo, so purtroppo come non residente non conto, nel senso che non posso sottoscrivere, non posso votare, l'unica cosa che è certa è che posso pagare le tasse. Quello è una certezza sicuramente. No, mi chiedo invece, no, ma al di là della battuta, mi chiedo invece come possiamo essere utili noi non residenti che condividiamo la vostra battaglia, come potremmo essere utili, perché ai fini formali non lo possiamo fare, però se voi, ho sentito parlare prima di petizione, se la petizione va sostenuta l'estate, c'è l'afflusso di non residenti, eccetera, io non ho difficoltà a mettermi in gioco e dire la mia firma, il mio giro di amici, di non residenti, di persone... Ultima si cosa. Apre, quindi cerchiamo anche altri membri, cerchiamo gente che ci dia una mano, che ci aiuti, perché siamo tutti giovani, quindi l'esperienza degli altri vi apprezzo, è la prima volta che ci incontriamo, io solo un riferimento soltanto da parte di mio fratello, eccetera, che lascia il tempo che trova, nel senso che è sempre un relata che mi ha tanto aiutato vostro fratello, sì, lo so, a prendere contatti diretti è bene, cioè avete fatto benissimo a inserire uno di Tortora nel comitato direttivo, se ce ne fosse uno da Ieta di abbiamo coperto un uniforme, mancava l'ultimo pezzo lui, diciamo. Benissimo, e questa è una scelta ovviamente una scelta democratica e di penso. Responsabilità. No, volevo dire solo una cosa che mi allaccia un po' a quello che diceva lui sulla tradizione storica. Fino al 1896, quando è arrivata la ferrovia, questo territorio, Aieta, Praia, Tortora, faceva sempre riferimento a Salerno, alla Lucania, eccetera. Non aveva contatti di nessun tipo con la Calabria, proprio senza andare Lucania, Planta e compagnia bella, ma proprio... Agli inizi del Novecento, sì. Quando è arrivata la ferrovia,
ferrovia ha aperto verso il sud, se no per la Calabria, i contatti con la Calabria erano zero, limitati. Noi abbiamo fatto sempre parte, abbiamo gravitato storicamente su questo. E ne è una testimonianza appunto la questione linguistica, quello è tutto un altro discorso. Però la cosa storica ci porterebbe lontano. La praticità invece, le cose che dicevi importanti sul piano fiscale, è una cosa importantissima, visto i tempi che... Altro che bonus. Sapete, io soffro al nord quando si parla di Calabria e mi devo confrontare con i miei concittadini nordici e con la realtà del nord, come funziona, eccetera, eccetera. E si fa fatica a difendere e dire sono calabrese. Io faccio fatica a dire sono calabrese. Perché noi non competiamo. No, perché ti trovi nelle condizioni, dici, ma è possibile che accade questo? E tu lo puoi smentire la realtà, non la puoi smentire. Patriota quanto dir si voglia, calabrese quanto dir si voglia, però il malaffare, il malgoverno, la malagestione, se la difendi, dici allora non si salva più, poi vai a finire che scivoli sulla Lega. Allora, sulla Lega io l'ho vista nascere, l'ho combattuta per 20 anni, per fortuna è nella fase del tramonto. Si è autodistrutta. Però io l'ho vista, una cosa è dire adesso andare con ma dirlo quando aveva il 30-40%, era tutt'altro discorso, quando si parlava di secessione veramente. E quello che ho ammirato è che quelli, persone che non sono mai venute al sud, difendevano e la patria, l'unità, e qualcuno di noi invece che era andato al nord diceva no, meglio così, che stiamo meglio soli, meglio l'autonomia, meglio la secessione, meglio questo. Però questo non è che faremo in un'altra sede. Io quindi concludo, vedete, studiate, come potete coinvolgere i non residenti che vi possono dare una mano, un sostegno per dirlo un po' brutalmente, per far numero, ma è importante i numeri. Ma io convido appunto, parecchi mi chiedono a qualche punto siamo arrivati, a livello di numeri non ne possiamo dare, perché come voi mi hanno chiesto, saranno 100 famiglie che mi hanno chiesto le schede per poter firmare, magari gente che non si muove, e praticamente tra quelle che abbiamo acquisite e quelle che sono in giro, le firme non possono essere decifrate. Una cosa è certa, sulle persone, io li vivo perché il sabato pomeriggio e la domenica mattina sono al Conad, e che tra l'altro gentilissima la redazione e tutti i dipendenti mi hanno messo a disposizione un gazebo, e vedo che su 10 intervistati c'è una proporzione 5-6 su 10, ma almeno 5, quindi c'è, il quorum c'è. Nel momento in cui si sarà raggiunto, perché teniamo conto di una cosa, siamo tra Praia e Tortora 14.000 residenti, sì, di cui ne hanno diritto al voto quasi 12.000, perché attenzione, Aieta 680 abitanti, ne 855 abitanti, ne votano 680, ma avendo diritto al voto 1013, Brasile, Uruguay, Argentina, Belgio, Germania, sono 330 gli emigrati italiani residenti all'estero. Ecco che allora io convido molto in agosto, nel momento in cui agosto, a fine agosto, quando gli emigrati, tutte le persone che lavorano fuori, gli studenti non avranno aderito, bisogna arrivare a 508 firme, votazione popolare, per poi chiedere la delibera al sindaco, che non potrà esimersi, perché sennò poi va contro lo Stato. No, scusa, 508 firme vi servono da ieri. E ne abbiamo 220. Ce ne servono 508, perché mentre a Praia e Tortora i referendum potrebbero fare la delibera, perché negli statuti comunali prevede il 15% Praia e il 10% Tortora, quindi avendo già firmato i due sindaci, per essere coerenti con se stessi dovrebbero fare la delibera, però comunque ci servono il 50%, che se va così e va così ce li abbiamo. Il problema è Aieta,
Io per quello che dicevo prima, si morderanno poi i gomiti, resteranno annessi con la ino. Io penso che non lo sappiano i miei compaesani. Sto andando una domenica sì, una domenica no. No, sono stato anche della famiglia. E sapete che mi ha risposto qualcuno? Vabbè, ma suo capo non ha fermato, io non posso fermare. Sono quindi se siamo a ste livelli, sono molto pensati. Io lo vedo difficile, Che poi io ancora ovviamente non capito. Ancora non capito le motivazioni del sindaco, le vere motivazioni del sindaco non l'ho capite. E non entriamo in breve, non ci serve. No. Il problema io mi rendo conto, ecco che ovviamente, giustamente dice Annarita, la politica non entra in merito, però avere dei sindaci, parlo dell'ingegnere Lamboglia e di Antonio Praticò, per me sono dei signori perché come cittadini hanno firmato e nel momento in cui come cittadino io, primo cittadino firmo, non metto il veto. Ecco che mi inchino anche ai politici, perché poi sì, la politica fa danni, ma c'è pure la politica sana, guai se non ci fosse la politica sana. Grande rispetto alla moglie e a Praticò. È chiaro che rispetto alla scelta di Ceglie, ma è chiaro che uno deve capire che nel momento in cui non firma, attenzione, è la persona, un dandino dice, ma il sindaco questo non ha firmato, chi è col sindaco, chi è con la maggioranza, è chiaro che segue il leader della maggioranza. Attenzione però, non ho avuto neanche la firma dell'opposizione da ieri, perché io ho contattato personalmente il capogruppo di opposizione e mi ha detto ci devo pensare, devo vedere, ma parliamoci chiaro, ci siamo visti 2 mesi fa, ancora non affermarci, quindi poi la, cioè, tutto quello che volete, però poi a Lauria c'è una battuta che serve un cognolotto, quindi servono le firme. Sì. Giustamente Anita diceva prima, poc'anzi sotto, noi abbiamo scelto la, la leader popolare, perché parliamoci chiaro, a partire da me tutti veniamo dal basso. Mario, qua siamo gente che non veniamo da, così, dai salotti dove il potere ce l'hanno i colletti bianchi, qua veniamo tutti dal basso. Quindi per me è stato più facile scegliere la petizione popolare, che attenzione, è un voto vero e proprio, anche se poi nelle urne viene dato in segreto, qua ci stanno firmando con nome e cognome e dando i nomi ai dati sensibili. Anna Maria, la professoressa Anna Maria Maiorana ha dato i dati sensibili, ha dato il nome del documento. Quindi sarà pure la petizione informata, ma qua, questo è come quello ufficiale. Questi verranno fotocopiati e gli originali vengono portati ai comuni che faranno le delibere. Quindi, tornando su Aieto, noi siamo andati con vostro fratello, che perciò dico mi ha dato una grande mano, e abbiamo fatto l'iter della vecchia strada, quella che per, da Massalita andava a Massacornuta e poi da Piani del Carro, da Piani del Carro andava all'Aino. Sono, ed è qua il volantino, poi lo prendete, sono 25 chilometri e 200 metri, Mario, per la corsia di accelerazione della modernata Tre Salerno Reggio Calabria al bivio di Laino, quando invece l'Aietano per arrivare all'Aino, al bivio di Laino, ne deve percorrere 49 km e 600 metri. E mancano 1000 metri tra Massacornuta e Massalita e altri 700 tra Piani del Carlo e gli Annello, che in questi anni, ahimè, io vi devo dire, fatto come sono io e chi mi conosce lo sa, io l'avrei messo di tasca mia, 1700 metri, dal cimitero di Aglietta, asfaltati quei 1700 metri, in mezz'ora sei a Laino Borgo. Chi va invece a lavorare, tanti infermieri che vanno a lavorare all'ospedale di Castrovillari, fanno 100 dalla marina, poi, e l'abbiamo fatto con suo fratello, perciò vi dico. E vostro fratello, tra l'altro, cosa che ci ha emozionato, ci veniva da piangere col presidente, alla conferenza stampa che abbiamo avuto a Tortora, ha chiuso con una battuta, è la prima volta forse che andavo in pubblico, tra pochissime volte. Ha detto che non mi dovevo andare. Sì, è vero. Basilicata. Calabria 6, Basilicata 9, allora che siamo proprio emozionati, anche perché come lui, come il professor Maragò, che hanno vissuto nella scuola
il cancelliere dalla parte della giustizia, ma loro che hanno vissuto, hanno educato, hanno acculturato i venti, i professionisti che ne sono derivati, che ahimè parecchi fanno la valigia, anzi una volta fanno la valigia, ora partono con il computerino, è merito loro e di conseguenza capiscono, cioè chi meglio del professore o di vostro fratello può dire la differenza e può evidenziare la differenza tra la Calabria e la Basilicata. Qualcuno poi mi ha detto, Nico, mi ha detto: perché vuoi fuggire dalla Calabria? Io voglio fuggire dalla Calabria. Io ho la seconda casa incontrata a Timpanossa, nel comune di Ravuria. Mia moglie ce l'ha incontrata a Mangiolella, nella parte sud, verso la zona del Caldese. Io me ne andavo, cambiavo la residenza, potevo farlo, ma tenendo i contatti qua. È proprio che amo questo popolo, che lo voglio portare, perché so come è oltre il oltre Castrocucco, che Mario scrisse gentilmente sull'Eco, è tutta un'altra cosa. Proprio perché questa gente è lucana, a livello di intelligenza, a livello di laboriosità, a livello di fedeltà, questo me lo dovete consentire, ha più attinenze con la Lucania e non con la Calabria. Io non voglio fuggire dalla Calabria, ma sinceramente mi voglio allontanare dagli amministratori calabresi, che con tutto il rispetto, dal giugno dell'85 alla festa di San Vito, che scendevo e trovavo un ospedale, un nosocomio che con l'EU, con la lira, Mario, nel 2000 ha fatto un fatturato di 6 miliardi e che oggi da morto mantiene un fatturato che oscilla tra le 350 e le 400 mila euro, e soltanto con quello che si incassa nei ticket si potrebbero pagare gli stipendi. E questo me l'hanno riferito l'amico Giovanni Amerino, che sta nell'ufficio ticket. Allora qualcosa non fa. Io non posso stare in una zona dove ho questa struttura, che sono convinto che la Lucania ed il governatore lo farà rivivere, perché anche per lui, caro Mario, non va bene che si sposta tutta questa utenza quando ci sono 4 piani o 5 di ospedale con una rianimazione e con un pronto soccorso e con una pista di eliambulanza, mi dicevano Potenza con Cosenza. In 82 km a linea d'aria abbiamo l'ospedale regionale della Basilicata, che è al 100% in eccellenza, in trasparenza. Io ci sono stato perché ho avuto un problema con mia mamma e quindi so la capacità e so i meriti e la professionalità dei medici là. Poi è chiaro, lo dicevamo prima, tanta onore alla IET, ma poi alla fine, professore, che è causa del suo male anche se stesso? Io ho finito. Beh, io l'unica cosa, volevo innanzitutto augurare buone festività e buona Pasqua da parte dell'amministrazione comunale, e tutto il nostro sostegno, il nostro appoggio per questa iniziativa. L'unica cosa, permettetemi, di sarà deformazione professionale, perché io devo trovare gli errori nei compiti di italiano. E la scelta infelice della data, e questa poca affluenza non è dovuta al disinteresse, ma al fatto che sabato santo se l'avete messo in cantiera, noi sì, non aspettavate perché la cosa prioritaria, assessore, era la presenza del nuovo direttivo. Ecco, poi è chiaro, allora che ci sarà, io vi ringrazio, avete fatto il santo. Ringraziamo voi e auguri a vostro fratello. Adesso all'inizio ci avevamo scusato per questo piccolo errore, ingenuo, però comunque sia abbiamo colto l'occasione. È l'essenziale che abbiamo avuto il modo di conoscere il nuovo componente. Perfetto, di sicuro non sarà l'ultima volta che ci incontreremo con il popolo, perché noi con il popolo abbiamo a che fare e del popolo difendiamo i diritti. Come ha detto il professore, giustamente, i diritti alla salute, che già su quello si fonda il tutto, cioè difende il nostro diritto alla salute, già non è poco. Quindi poi c'è il Giovanni Angelino. Allora, soltanto questo, che il commo più grande è che
loro da parte della Basilicata sono più contenti di noi di l'ha capito alla Coneria, allora c'era stata la Coneria anche perché loro hanno capito una cosa, figlio di posti più belli, sì, sì, a livello si aprono più sul mare e quindi oltretutto hanno un'affluenza di persone perché loro hanno, hanno una carenza di popolazione, diciamo, la Basilicata. E poi volevo dire anche un'altra cosa, io nel campo, posso parlare del campo della giustizia, della giustizia. Allora, qui ci sono processi, io vedo con Pazza, no? Processi che vengono rinviati, vabbè, se ce la fanno, vengono rinviati a 2 anni, 3 anni, no? Da noi sono a 6 mesi. Ci hai pensato? No, diciamo, se deve andare proprio male, abbiamo un anno, ma deve andare proprio male, no, 6 mesi, 2 mesi, 3 mesi, anche perché noi abbiamo avuto un incontro l'altra volta con i sindacati perché erano scontenti che si facevano questi rinvii brevi perché loro fanno giustamente fanno le difese di noi impiegati, di noi cancellieri, perché dicevano che non ce la potevamo fare a fare tutti i ruoli, tutte le cose, perché ci sono troppi magistrati, cose che oltretutto non è neppure tanto vero, ecco. Diciamo, perché abbiamo avuto l'affluenza di sala consiliare che prima erano contrarissime a venire alla Coneglia, adesso hanno capito un pochettino meglio, mi sono meglio alla Coneglia in parecchie cose. Noi abbiamo avuto la cosa, quello che ho detto io prima, che sono più contenti loro perché abbiamo fatto più o meno un sondaggio, ci siamo trovati alle poste. Alle poste, sì. E poi anche dei miei colleghi, dice, ma quando avete venito? Noi pure stasera. Poi c'è anche qualche insegnante che dice così, qualche avvocato che insegna, dice così, me ne vengo, giustamente me ne vengo anche in Calabria e ce me ne vengo anche a Playa ad insegnare così. L'euforia, cancelliere, l'euforia che ho riscontrato in maniera enorme è proprio nelle mamme. Ah, veniamo a Fiuzzi in Basilicata. Per loro, che comunque molti assessori si fermavano a Castrocucco perché la Calabria c'era ancora questo effetto. Veniamo a Fiuzzi e siamo in regione. E dico, ma scusate, ma se vi chiediamo in sposa, Basilicata, vi chiediamo. Vi vogliamo sposare, ma un regalino ve lo dovevamo fare, l'isolatino, Fiuzzi, e se no, un piccolo regalino ve lo dovevamo fare, perciò non ce n'è stato uno, Mario, e questo ti prego di scriverlo, a Lauria su 50 contatti ce ne fosse stato uno che ha detto io non sono d'accordo. Ci mancherebbe, più siamo e meglio anche, siamo, anche ecco la mentalità. Lo stesso governatore, sì, sì, sì. Quando io poi ho saputo che lui doveva, e questo lo dico senza timore reverenziale, aveva sposato questa nostra idea, anche perché non parliamo di politica, Annarita accentua sempre sulla politica, ma attenzione, parliamo di istituzione, questo è un presidente di una regione, ci dobbiamo parlare. Perché d'accordo che il popolo è sovrano e anche le amministrazioni di Praia e di Tortora sono vicine a noi, ma per me un bel sì nella delibera del Consiglio regionale, se Dio vorrà l'anno prossimo o in primavera o in autunno, non lo so, in base a quando sarà concreta la raccolta, il no della Calabria non mi interessa, il parere della regione non è vincolante, ma attenzione, avere un sì dal presidente della regione che mi ha detto per me è uno nuovo. E quando mi ha detto presidente, io tutto sommato comunque vi devo ringraziare perché avete preso a cuore la cosa, rispettate quelle che è la volontà popolare, non mettete il veto, e mi ha detto ma io come dovrei fare a non rispettare, tu sai che siamo democratici, siamo in generale come partito politico ma soprattutto come famiglia. Sono persone democratiche, Mario, tu che sei della Lauria, li conosci da una vita. Ma oltre a rispettare il 50% la volontà, perché devo farlo e devo aiutare questo popolo, sono io a ringraziare te. Ma in Basilicata siamo piccoli, è una piccola regione e siamo pochi. Mario, il 18 luglio del 91, quando ho lasciato la residenza, eravamo 15.600 persone, ne siete 13.100, si sono persi oltre 2.000 residenti in un paese come Lauria, che dove si nasce là si può morire, attenzione, il lauriota
lavora fuori, sono circa 2500 gli emigrati laureati che lavorano fuori, ma devono morire a Lauria, perché costruiscono Lauria e vogliono che sia la famiglia Lauria. Quindi ha detto, si sono persi da 600.000 abitanti, ne siete in regione 567.000, in 23 anni si sono persi più di 30.000 residenti. Arrivare in un botto solo, diciamo solo Praia e Tortora, 13.000, professore, ma questa? Addizionale regionale, addizionale IRPEF, e soprattutto quello che dicevo prima, da queste ultime settimane che sono venute fuori queste notizie che anche la TV locale ha dato, hanno puntato gli occhi gli imprenditori da Dubai. Avere una sola regione fino all'isola Dino significherebbe avere solo dei pareri ambientali regionali di una sola regione. È importante, io li voglio far aprire gli occhi a queste persone, non, anche agli aietani, ma soprattutto anche a qualche calabrese, diciamocela tutta, no? Io che li vivo, li tasto alla Conad, su 10, un giorno 5 e un giorno 6 firmano. Il 40% non firma, grazie a Dio è in minoranza, ma si sente calabrese. Professore, a questa gente gli dobbiamo aprire la mente, perché qua dobbiamo decidere se vivere e tornare questa fascia, farla ritornare agli anni 80-90 quando io sono sceso, o continuare ad emigrare, che i ragazzi se ne vanno. Sono chiuse le fabbriche, è stato depotenziato l'ospedale, praticamente è stato annullato proprio, ma non ci interessa, abbiamo una fonte di ricchezza che è il mare, quello che dicevo prima, un'acqua da bere, dove fare gli investimenti, e servono porti. Usceicca deve venire via mare e mettere lo yacht, avere la possibilità ed eventualmente pure far rivivere la mia superficie, sono piccole cose, ma abbiamo la fonte primaria, le fabbriche non ci servono, quei 1.100 euro si possono triplicare. Un ragazzo che lavorava in fabbrica, nel momento in cui arriva l'utenza, arriva la gente e apre una pizzeria, una gelateria, li triplichi i guadagni. Questo è il mio punto di vista. Sbagliato o corretto, non lo so, ma dobbiamo andare avanti e sono convinto che cambiando... Allora, quando la squadra non vince, ci sono due cose. O si cambia l'allenatore, o si prova a cambiare la squadra. Prima di cambiare l'allenatore, io comincerei a cambiare la squadra. E quindi affidiamoci alla squadra locale. Volevo dire un'ultima cosa per i ringraziamenti particolari al direttivo del museo comunale, nella persona del sindaco come presidente, e a tutta l'amministrazione comunale per averci concesso questo. Grazie.